l'onore di intervistarlo, lui, l'autore, Corrado Calabrò. Intanto ben trovato al Salotto d'Autore di Sara Iannone. Con gran piacere sono qui con Sara e con te. Grazie Corrado. Allora, intanto io vorrei sapere da te, cominciamo proprio una specie di intervista monografica, ecco, il primo libro di poesie, quando l'hai scritto? Tra i 15 e i 18 anni. Sì, perché tutti vedono in me con la toga addosso, ma in realtà sono nato poeta prima di ogni altra cosa. E l'ho pubblicato con Guanda, quando avevo 20 anni, il grande Guanda di García Lorca, di Prevert. Senti, la poesia, però è difficile dirlo, io lo so, per un autore, alla quale sei maggiormente legato, e perché? L'ultima, perché come i neonati, uno ancora deve accompagnarla per mano, poi camminano, prendono una loro autonomia, vedo che la gente, le persone più impreviste, le ricordano nei momenti più inaspettati, vanno per la loro strada, con le loro gambe, perché... La poesia non è dell'autore più di quanto non sia del lettore, dell'ascoltatore. Io sono solito dire la poesia è come il caffè, non è di chi la fa, ma di chi la gusta. Questo è verissimo, Corrado. Non a caso tu sei tradotto in tantissime lingue. Come te la spieghi questa cosa? Vuol dire che veramente la tua poesia ha un carattere universale. Tutti vogliono fruire di questa poesia. Sì, ti dirò anzi che ho avuto più successo all'estero che all'Italia, perché in Italia così l'impegno istituzionale obliterava un po' la figura del poeta. All'estero mi conoscono solo, nemmeno mi conoscono, conoscono solo le mie poesie. Evidentemente sono piaciute, perché ho pubblicato il 32esimo libro all'estero, il 6° in spagnolo, che è quello al quale è stato attribuito questo premio internazionale Gustavo Adolfo Bécquer, che ho ritirato a Madrid il 17 febbraio scorso, e che proprio è stato dato a questo libro, Ricordati di dimenticarla, perché non è facile dimenticare, ma più ti ricordi dimenticarla meno te la dimentichi, per cui questo è uno ossimoro, una contraddizione in termini. Senti Corrado, gli elementi, io lo so, però voglio che tu lo dica al pubblico di Liberi.tv, gli elementi che non mancano mai nelle tue poesie, perché le tue poesie sono ricche anche proprio di sonorità, non a caso questa sera saranno musicate dal maestro Pagani e dalla splendida voce di Daniela Terreri. Ecco, quegli elementi che non mancano mai nella tua poesia. I temi della mia poesia sono molto vari, però... Ci sono due componenti che raramente mancano. Una è l'amore. Esatto. L'amore è forse la forza che più ci spinge verso la poesia. Rompe il guscio del nostro ego, ci protende verso l'altro da sé e tende a fare di due uno. Cioè sposta il baricentro della nostra vita. E in quel momento noi vediamo le cose in un altro modo, magari più complicato. Però senza l'amore non varrebbe la pena di vivere. E l'amore indubbiamente, direttamente o con iniezioni sotterranee, serpeggia in molte, molte mie poesie. Poi c'è il mare. È vero. Al mare sono dedicato, credo di essere il poeta che ha scritto il maggior numero, voglio dire le più belle, il maggior numero di poesie sul mare, sono 101. Ma comunque anche quelle che, in cui il mare non è protagonista assoluto, c'è sempre in sottofondo, perché come diceva Carlo Bo giustamente, secondo me il mare nelle mie poesie fa da organo, da sottofondo, ha la funzione del coro nella tragedia greca. Il mare solo a chi non l'ama appare sempre uguale, per chi l'ama è diverso in ogni momento, ancora pallido e tumefatto al mattino, poi si sfrange, si plissetta in mille piccole pieghe col passare del giorno, e fino a competere col cielo nelle, io parlo soprattutto del mare di Calabria, ma ho scritto poesie anche sul mare del nord e altre, sì, della Sardegna, per carità, dappertutto mi sono tuffato in mare, e fino a competere col cielo, a vincerlo nella profondità del blu, poi nel pomeriggio piglia dei toni di piombo e fin quando poi si acqueta verso sera, certe volte però
la sera un raschio lo tormenta, come un malato la febbre, che, un malato che si gira nel letto. Ecco, ci sono le mie poesie diurne, dell'alba, sull'alba parecchie, ma del mezzogiorno, del pomeriggio e della notte. Tante poesie della notte sul mare, ma ne voglio dire una breve. Mi piacerebbe molto. Per il che chiude proprio questo libro spagnolo. E se non sognassi, non avrei un passato. Non appartiene al navigante il mare che ha solcato, non trattiene chi nuota altro che il sogno del mare che ha abbracciato. Grazie, grazie Corrado Calabro, grazie a tutto il pubblico di Liberi.tv che ha avuto modo di ascoltare una poesia di Corrado Calabro recitata proprio dall'autore. Grazie.